Ciao a tutti, eccezionalmente l'ICATA For You Web Channel trasmette di venerdì, è un giorno particolare, è un'occasione particolare perché l'ICATA Calcio ha ottenuto il via libera dalla Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli per riaprire lo stadio di Nolivotta al pubblico. Abbiamo seguito tutto l'iter che questa mattina ha portato a questo lieto fine con la commissione che si è riunita intorno alle 10 al di Nolivotta, noi eravamo lì. Abbiamo documentato tutti i passaggi, abbiamo sentito le voci dei protagonisti. In buona sostanza succede questo, l'ICATA ottiene 3 mesi di proroga sulla scia di quanto successo nei giorni scorsi a Giarre e fino al 6 gennaio potrà pertanto ospitare il pubblico. Nell'attesa di questo tempo, ovviamente sia la società che il comune che rimane il proprietario dell'immobile dovranno attrezzarsi per arrivare a quel collaudo statico che era la vera e propria spina nel fianco che non ha permesso all'ICATA di avere pubblico sugli spalti nelle prime 3 gare contro Football Club Messina, contro San Cataldese e mercoledì scorso contro il San Luca. Adesso c'è il lieto fine e quindi dal 17 di ottobre, in occasione della gara fra ICATA e Portici, il pubblico potrà tornare sugli spalti del Di Nolivotta. Tribuna è gradinata perché la curva rimarrà con ogni probabilità chiusa. Abbiamo sentito, come detto, i protagonisti. Il primo contributo che vi andiamo a proporre è quello del vice sindaco Antonio Montana, che in tutto questo iter, in tutta questa vicenda, è stato vicinissimo alla società, non ultimo con una tappa agrigentina ieri per sbloccare questa situazione. Sentiamo Montana. E oggi abbiamo concluso la commissione comunale pubblici spettacoli, abbiamo ottenuto una proroga per avere questo certificato di idoneità statica e l'amministrazione si è sempre impegnata affinché lo stadio era fruibile dagli spettatori. È chiaro che noi abbiamo agito con la massima calma, senza alcuna pressione, perché sapevamo che la potevamo ottenere, quindi anche le manifestazioni estemporanee che stavano nascendo erano fuori luogo, perché non mettevano né pressione né consentivano comunque di poter lavorare serenamente. Avevamo semplicemente la serenità di capire quali azioni poter intraprendere per poter consentire alla società di ospitare il pubblico e quindi far godere alla nostra cittadinanza, perché era il nostro obiettivo, lo spettacolo del calcio. Decisivo è stato il suo step ieri alla Grigione? Assolutamente sì, perché abbiamo comunque visto un attimino la situazione, abbiamo capito quali interventi vanno fatti e quindi siamo riusciti a trovare una soluzione proprio per poter consentire l'accesso al pubblico. Abbiamo documentato anche la soddisfazione della società con il delegato delle strutture sportive Giorgio Peritore, che è stato il vero motore di tutta questa vicenda. È stato colui che in prima persona si è battuto, ovviamente facendo le veci del patron Massimino e del resto della società, per arrivare a questo importante traguardo, che è stato contrassegnato da lunghe questioni burocratiche che a un certo punto sembravano non poter portare al lieto fine che invece è arrivato oggi. Sentiamo Giorgio Peritore. È un premio per la città e devo ringraziare un po' tutta l'amministrazione comunale, anche l'ufficio tecnico che si sono messi a disposizione per risolvere quest'ultimo problema che si era creato. Ma un ringraziamento particolare, secondo me grande, va fatto al presidente Enrico Massimini, al quale ha avuto un grosso esborso di denaro per andare a fare delle opere di manutenzione straordinaria e mettere tutte le cose a posto. Per l'ottenimento di questo importante risultato il ICATA si è avvalso anche della consulenza tecnica di un esperto, l'architetto Marcello Grillo, che ha parlato ai microfoni di ICATA For You Web Channel spiegando appunto dal punto di vista tecnico quali saranno i passaggi che dovranno essere compiuti e quelli che invece hanno portato a questa proroga trimestrale. Abbiamo superato una serie di ostacoli grazie anche all'aiuto un po' da parte di tutti, amministrazione ovviamente, ufficio tecnico, non ultimo la società che ha messo in campo le proprie forze per sistemare un po' quelle che erano state delle criticità riscontrate all'interno del campo. Adesso dobbiamo superare un altro piccolo ostacolo, ma abbiamo per fortuna 90 giorni di tempo per risolvere altri problemi burocratici più che altro.
Parafrasando un vecchio adagio, verrebbe da dire tutto è bene quel che finisce bene, ed effettivamente è così. Il Dino Liotta riapre, gradinata e tribuna potranno tornare ad ospitare la gente che spesso e volentieri ha dimostrato di essere il dodicesimo uomo in campo, trascinando il Licata anche in quelle partite difficili e complicate in cui con il sostegno del pubblico si può veramente gettare il cuore oltre l'ostacolo. Il Dino Liotta riapre e questa è la notizia che tutti i sostenitori della Licata Calcio speravano e che finalmente è arrivata.